la cerimonia di premiazione. Cosa ti ha colpito di più oltre al vestito di Kate Blanchett? Oltre al vestito di Kate Blanchett, la commozione di una certa premiata che è ritirata due volte. Chi nello specifico? Tanto hai preso appunti, lo sai. Regista che ha vinto il miglior esordio, premio opera prima De Laurentiis, Anna Rocha de Souza, per il suo film Listen. Che ha vinto due volte. Che ha vinto due volte. Mi ricorda la prima Ursula Andres. Sì? Sì, quella di Vincenza da Lucida, il primo Bond. C'ha lo stesso Vale, l'abbiamo riflettuto anche sul suo viso e ci ha fatto, anche lei ci ha dato un vestito un po' appariscente, queste spalle molto... Ma mi è piaciuto il vestito di Kate Blanchett, io sono no, molto no, sul contenutistico. Cioè, vabbè, senza l'effetto pavone, era bellissimo, l'effetto pavone sopra. Bravo. Ok, c'è stato un cicutto anche in crescendo, alla fine sembrava quasi un'opera, un Verdiano, no? Sembrava proprio... è stata emozionante della fine e vedere che siamo arrivati alla fine. Ok, allora i premi, commenti, che cosa vogliamo dire di questi premi? Orizzonti? Io sono contenta per l'attrice Vincenza Conta, che è praticamente uno dei pochi che ho visto, e per il castello di Chico Corredatore, che se onestamente non avrei dato un premio, tipo il miglior film dell'anno, però non ho visto tutti, quindi non lo so. Che ha vinto la migliore attrice accanto a Batman, dove l'anno scorso c'era Joker, quest'anno c'è Batman. E questa è una battuta orribile che ho fatto io, ho detto, visto, ieri l'anno scorso era l'anno del gioco e quest'anno è l'anno del Batman, pensavo di essere io il solito idiota, e invece poco dopo c'è stato un colpo di scena perché è arrivato la produzione del film e ha detto è meglio del Batman. La Batman è meglio del Batman, quindi c'è sempre qualcuno che ti supera a sinistra. E poi... Vogliamo parlare dei vincitori? Così subito? Sì, dai, diciamo che cosa pensiamo. Allora, io sono felice per Leone d'Oro Nomadland, se lo merita, però non mi convince per niente questo premio a Michel Franco e nemmeno quello a Kurosawa, perché veramente sono stati dei film che non ho apprezzato e che secondo me questi premi potevano andare tranquillamente a... Per esempio la regia poteva andare tranquillamente a Nicchia Ragazzini, è un peccato. E, insomma, però comunque la presenza italiana c'è, perché c'è con Favino, poi hanno premiato anche Castellito, premio per la sceneggiatura. Quindi sono felicissima per San Children, perché ha vinto, come tu hai amato, il premio agli attori bambini di San Children. Un discorso molto commovente della lingua, che non so se l'avete sentito, ma... Che mi sembra addirittura cresciuta dal film. È vero. È stato girato perché mi è sembrata proprio che si trova nell'età in cui proprio c'è la crescita. Che nella vita reale faceva quello che fa la pena, quindi amato. Beh. Che cosa devo dire? Sono contentissima per Vanessa Kirby, perché lei l'adoro, da background in poi secondo me sta crescendo tantissimo e spero di vederla agli Oscar almeno con una nomination. Mastroianni, sono d'accordo perché il bambino di San Cinder mi è piaciuto, il film non mi ha fatto impazzire, però i bambini erano bravi. Leone d'Oro Nomadland, ovviamente assolutamente sono d'accordo. Vabbè, onestamente Franco non dispiace particolarmente. Cioè, non mi ha fatto così schifo come ha fatto schifo a lui. E sono contenta per Concialoschi, che ha vinto il premio della giuria speciale. Premio speciale della giuria. Premio speciale della giuria, che è un po' contentino, poverino. Però ci sta. Beh, comunque Concialoschi, ragazzi, entra quasi nei record, quasi se fossimo dei bravi giornalisti, magari lo facciamo a Roma. Lui, con le ultime tre apparizioni in concorso a Venezia, porta a casa tre premi, tre su tre. Se avesse fatto regia sarebbe stato proprio veramente da Guinness. Ha fatto regia e premio speciale della giuria. Quindi che bravo che è ad aver ringraziato la sua compagna di vita, che è anche la sua compagna di arte, che è stata anche eccezionale nel film. E voilà, altre considerazioni? Io sono felicissima per il premio alla sceneggiatura Kai Kiatamane, che ho chiamato Chatagna, che ha vinto la miglior sceneggiatura, e sono contentissima per lui, il film mi è piaciuto tantissimo. Ma Favino, vogliamo parlare di Favino? Allora. A porta aperta, guarda, ma io sono vecchio, lo sapete, io sono... Sì, sono molto relativista sui premi, ne ho viste di cotte e di crude, quindi... Non ti stupisce? Non aveva più colori.
non mi stupisce nella misura in cui, ne abbiamo parlato tanto nei videoblog, effettivamente era un concorso privo di nomi maschili, il che era affascinante, anche un po' destabilizzante per noi, non tanto per una questione di genere di appartenenza, ma anche per una questione professionale, dato che era diventato il tormentone, deve anche tagliare sta gamba di coppa volpe maschile. In questo tipo di situazione è più facile che ci possa essere quella che mi pare voi, i miei colleghi, considerate una forzatura. Effettivamente un pochino lo è, perché la cosa più affascinante per me di Padre Nostro, di quando luce della parte che lo amano di più, è il giocare sul desiderio di Tavino, sull'assenza di Tavino. Quindi, però, che vi devo dire? Io sono relativista, sono anche un imperialista, e quindi sono felice che questo attore arrivi a un anno e mezzo eccezionale. E se posso, se dovessi fare proprio il patriottico, più di quello che sono, ma ormai lo sto diventando molto, forse un risarcimento da Cannes l'anno scorso, perché non che Banderas fosse straordinario, l'indolo di gloria di Almodovar, ma io volevo Palma d'Oro per Dolore e Gloria e Favino miglior attore per Il traditore di Marco Bellocchio. Quindi che vedevo lì? Lo ha aiutato molto, e ha aiutato questa scelta, il fatto che effettivamente ci fosse una certa moria, non delle vacche ma dei topi, e non ci fossero i maschietti, e quindi tu puoi fare una cosa del genere, ed è meno, posso dire, scandalosa di come può sembrare. Perché poi ricordiamo, gli altri contender possibili erano Shaglia, la mia figlia Superwoman, e l'amico di Sharab di The Disciple, e Alec Woodgoff di The Rebel of Nova Grande. Quindi a questo punto, poi, visto che lo sa, perché vedo molto anche Takashi di Wolf Pasquale, a questo punto ho capito bene. Anche George. No, George ha ancora. Ma amore, tu sei come me colpita dalla potenza sessuale di George. E la potenza sessuale di George è tale che travalica la selezione ufficiale, travalica il fatto che fosse fuori concorso, perché George è nel film Arthur di Afterlife, che è fuori concorso, da regista del grande anno 1000 di Volevo alla carriera. Ok, e invece il nostro cuore, come il nostro film preferito? Non solo uno, amica mia, il mio Aida, che è la mia orribile classifica, è il mio preferito, e non c'è, dov'è? Non lo vedo. E questo mi dispiace, però nel mio relativismo, che vi devo dire? I film poi rimangono, è stato acquistato da una grande casa di distribuzione che ringraziamo, perché l'ho amato moltissimo, che è Academy 2, che sono quelli di Parasite, quindi sono felice che il pubblico italiano lo possa vedere, e magari partirà il dibattito, che ovviamente sfrutterò con la mia volgarità, con la mia scorrettezza, con la mia ruffianeria, eccetera, magari diventerà uno dei tanti tormentoni dei prossimi anni, cioè Aida, qua di Aida, dove stava Aida, come mai un film che... e spero che incassi, quindi i premi sono importanti, però Yasmina Zubnic ha già vinto l'Orso d'Oro a Berlino, e la sua carriera comunque andrà avanti, e chissà che magari non ci prendiamo una grande vincita dall'altra parte in futuro con Aida. Ma manca anche la mia amatissima Susanna Vicchiarelli, no, Miss Max, che è uno dei film, è nella mia top 5, e per Notturno, vabbè, adesso stiamo parlando solo dell'Italia, per Notturno mi dispiace, ma si viene da due vittorie eclatanti, il film è molto bello, è in sala, andatevi a dare un'occhiata se amate Gianfranco Rosi, e anche se non lo amate, perché è un film molto interessante. Ecco, sì, su Susanna Vicchiarelli forse mi dispiace anche più di Aida, ma non perché sia italiana, ma perché è un film che andava aiutato, secondo me, con un premio, perché è un film meno commerciale, in un certo senso, di Aida, e è un film molto triste, molto malinconico, sugli errori di noi uomini e sugli errori anche di una donna che non riesce a essere rivoluzionaria fino in fondo, no? Io la volevo più, nonostante qualche folle pensi che nel suicidio ci sia un'emancipazione, e per folle non me la prendo solo con la compagna Ferrari, ma meno male che mi ho studiato l'esaloramento dell'emittente, cioè se il regista dice una cosa assurda, non è che io ci devo credere, che se la dite
regista è viva, quindi Chiarelli la dice perché non vuole prendere distanze ovviamente da un personaggio che lei ama, no? Quindi anche una diplomazia drammaturgica nei confronti del suo personaggio, che deve dire che è una scema, no, è difficile. Invece io dico che ovviamente non era una scema, Eleanor Marx è un personaggio struggente, meraviglioso nel film di Susanna Chiarelli, e ti dispiace che non abbia avuto la forza rivoluzionaria, visto che si parla della figlia di Karl Marx, una che la rivoluzione la voleva fare, la faceva, la vede tutti i giorni cercando di sovvertire anche le regole della rivoluzione industriale in Inghilterra di fine 800, nei rapporti con l'altro, no? La forza di dire non tanto col papà perché se può capire cose che viene messa in tanti anni dopo che poi fa, ma nel rapporto sentimentale, no? Tra noi e voi, Eleanor, io volevo, visto che l'ho amata la follia, volevo che fosse più forte, ovviamente, per non fa la fine che fa, che non è l'emancipazione, è una sconfitta. E quindi è una sconfitta per me dolorosa, quella della mancanza di Susanna Michelelli, lei che aveva trionfato a Orizzonti con Nico 88, la nostra Miss Marx 1883, da Nico 1988 a Miss Marx 1883, mi dispiace tanto perché è un film che potrebbe soffrire un pochino all'ultimo e quindi un premio poteva spingerlo. Sono felicissimo per Bellissimo, che è la mia perversione, è il mio terzo posto nella mia classifica, un film che ho amato molto. Sono felice per la Kirby, sono, ve l'ho detto, di Favino, con Chalosky forse no, perché lo amo tanto, vinto tutto e namo su. Dire che sei uno è bravo, non deve essere più premiato, però premio, vabbè, ma i premi, però i premi possono avere un effetto sulle carriere, sui incassi, non lo so, Bea, cioè forse che te devo dire, non lo so, cioè appunto Aya, tantomeno sì, Aya, mi dispiace, tantomeno Aya, avrei tolto Kurosawa, allora, io già so antipatico, io su Kurosawa e Franco non dico niente, perché mi viene da dire, perché la proviamo, perché ovviamente, che vi devo dire? Cioè, Franco per me è il peggior film del concorso e... Sì, per me è peggiore. È il peggiore perché è quello che mi ha indignato di più. Esamam mi ha proprio, vabbè, con Franco me ne sono un po' arrabbiato. E Kurosawa, devo dire, pur amando la follia, l'abbiamo tanto dibattuto, lo amiamo tutti Kurosawa. Questa si è sparata pure gli horror, appunto, Cure e Pulse. Io mi ricordo pure Seven Code, Gabriele lo ama molto. Tu bello, lo amo Kurosawa. Sì. Abbiamo tutti detto che insomma era un po' moscetto sto Moan, era un po' moscetto, tranne sto momento fa un footage francamente affascinante che dura però molto poco. L'orrore si vede o non si vede. E poi per Moan sono felicissimo, quindi insomma comunque vada. Ma ne aveva bisogno di un premio del genere? Assolutamente sì. Qua si apre il dibattito, Bianca, che vogliamo fare? Ne aveva bisogno Joker? Io penso che ormai questo è un discorso che facevano più i critici molto legati all'art house quando davano il senso al festival di aiutare le cinematografie cosiddette deboli. È come quando si parla delle quote rosa per voi. I festival sono molto cambiati negli ultimi anni e infatti vince Joker, infatti vince Guillermo del Toro. Può vincere anche la Diaz, però ultimamente vincono dei film che un tempo, ragazzi, ve lo dico, non avrebbero mai vinto, ma Joker non sarebbe mai stato nel concorso. Guillermo del Toro è un horror, cioè io ho dovuto andare a vedere Ruben Mamoulian con il dottor J. Mr. Hyde. In caso di questo nome, Brenda, onestamente io non vedo perché non è un film hollywoodiano nel senso stretto, è molto importante come approccio, perché in realtà hanno 25 persone di YouTube, non è che fosse un investimento tale da poter arrivare, ovvio, alla gran cassa di Francis McDormand, che è la luce da tre anni nei festival, che scriverà la sua annata. Avrebbe avuto un'annata meravigliosa e l'hanno posticipato, è giustissimo, però secondo me è il classico film che merita tantissimo invece di vincere un pezzo. Non vedo perché dovrebbe uscire dai canoni dovrebbe essere. Sono d'accordo con Beatrice, è un film che con i nuovi festival degli ultimi anni è un film che può vincere tranquillamente, che
e che merita anche la vittoria. Io è il mio secondo film preferito del concorso, io avrei fatto vincere quello che appunto io trovo solo folle che non ci sia l'altro, che non ci sia proprio il palmarès là dentro, cioè questa è la cosa. Ovvio che sì, però ripeto, già so volgare, non me la voglio manco prendere con Franco ovviamente, e Kurosawa, sono felicissimo per loro due. Me la prendo ovviamente con i giurati, cioè Aida e Nomadland sono peraltro due film molto vicini, sono due donne che riflettono sui luoghi della loro vita, quindi ho trovato un parallelismo molto affascinante. Sono due anche visioni diverse del mondo, del futuro. Aida è più prigioniera, quindi anche lì, come Miss Maxi, l'ho voluto più bene nel suo dramma, mi sono più affezionato al suo dolore e alla sua sconfitta. Mentre Nomadland è un film molto più positivo, ma io amo la positività, se no non avrei una follia, tanto cinema americano la positività. E quindi che vedevo lì? Sono felice per Nomadland, si crea uno sconcerto ancora in quelli che pensano che non si può fare gli Eterni, non si può fare Marvel e non si può fare cinema d'autore. C'era Martin Scorsese che è intervenuto in un video che ha detto non vedo l'ora di vedere gli Eterni, di Chloe Zhao, l'ho detto. Quindi che vi devo dire, siamo in un cinema molto più vicino di quello che molti cinefili anche giovani pensano, però accadono queste cose da anni e ancora ci sono persone che pensano che i film non siano vicini, molto più vicini di quello che adesso Chloe Zhao più di così, cioè da Nomadland passa agli Eterni. Noi lavoriamo per Bad Taste, sono anni che in base al nostro gusto amiamo tanti tipi di cinema diverso, solamente le persone un po' più limitate e conservatrici hanno ancora queste difficoltà a vedere. E Chloe Zhao a me mi ha fatto un po' ridere, perché io li odio questi conservatori tradizionalisti e molto limitati, mi fa troppo ridere che ci sia l'anarchia totale e peggio di gioco, cioè questa fa Nomadland e molte va a fare gli Eterni. A me fa troppo ridere nei confronti di quelle persone lì, quindi, e sono molto curioso di capire che film farà. Sono eccitatissimo. Già l'idea che ci sarà una coppia apertamente gay, ci parlerà moltissimo di minoranze, in realtà sarà un film atipico, forse in un certo senso, per la madre, quindi ovvio, cioè, può essere un successone, può essere che i grandi fan della madre, quelli che criticano qualsiasi altra cosa, e quindi potrebbe esserci anche, vedete che bello il cambiamento, no? Un cambiamento anche tra il pubblico, che è una cosa anche che mi interessa moltissimo. Perdiamo della gente, ne troviamo altra, Scorsese in prima fila che dice no, questo sì, vecchi avanti da Marvel che dicono no, questo non è cinema, Scorsese non dice. Ma vedete che è divertente, questo lo diciamo sempre per chi vive nella stagnazione. Siamo in movimento, queste sono sorprese al concorso, siamo in movimento, la vita è in movimento, il mondo è in movimento e anche il cinema è in movimento. Non chiudere, non chiudiamoci, non stagniamo in concezioni del cinema ottocentesche, quella è arte, quella non è arte, sono state superate già da gente come il Godard negli anni 50, ecco perché è triste di sentire certe cose da gente di spessore come Martino Scorsese, che poi influenza appunto i cinefili giovani un po' fascistelli. Detto ciò, grazie signore, mi è piaciuta questa mostra vostra? O vi siamo mancati? Vi siamo mancati un po' nei film del concorso? Io ho trovato Nowhere Special, che c'è James Norton che fa ancora questa, quindi in realtà mi hanno fatto finire il concorso perché poi avrei lanciato la bomba a voi. Però no. Lei sta parlando di un altro concorso, quello di Orizzonti, sì, dove Umberto Pasolini esce anche lui con le pive nel sacco. Sì, con Nowhere Special. Che non riesco a capire, onestamente, però è un film talmente semplice che probabilmente è stato preso molto sotto gamba. Può succedere. Ne ho già visti i casi, quindi i film che sono passati in realtà tipo amato la follia, non hanno vinto niente, quindi non so, non è mica. Lo fanno, è capitato, capiterà. Esce a ottobre, quindi esce tra poco, andatelo a vedere. Yes. Faccio un vicino al mio speech. No, brava, guarda, io l'ho fatto guai. Ok, grazie. Avevamo paura, va tutto abbastanza bene, va bene, manca l'ultima notte e poi torniamo a casetta. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie che possiamo fare stare. Meraviglia, grandissima Viola. Che dovrebbe essere già arrivato a casa in questo momento. Andrea, che dall'altra parte dell'etere ci controlla. E... gli haters che sono usciti tutti.
gli haters sono essenziali, va bene? Ok, allora, grazie a tutti e lascio la parola alle signore perché dopo festival per il saluto finale. Beh, quindi è stata alla fine una bella edizione, non mi aspettavo di trovare così tante ricchezze in questo anno, che potevano esserci tanti figli americani, invece non ho ricevuto spazio, perché c'erano parecchie diverse in concorso, cose belle, cose meno belle, comunque è stata una, secondo me, una bella edizione. Tanti ritratti femminili, giusto, e forse troppo pochi ritratti maschili, comunque anche perché si è creata questa situazione per cui davvero non si sapeva chi premiare per la Coppa Volpi maschile, quindi che dire, però beh, alla fine è stata una bella mostra, devo dire. No, non ci rimaneva, cioè, no, non ci siamo, quindi rimanete voi due e salutate. Ciao, per te, ciao.